Quindi un'analisi politica della politica nazionale e regionale, ci sono tante cose che stanno cambiando velocissimamente. Dal punto di vista dell'onorevole Assenza, come sta andando? E come sta andando? È sotto gli occhi di tutti che abbiamo un Parlamento, anche a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale, che almeno dal punto di vista politico è chiaramente delegittimato, un premio di maggioranza assurdo che è stato posto nel nulla, per cui anche alla Camera ci sarebbe un sostanziale pareggio come al Senato, un governo che come fine ultimo alla fine sta sembrando di volere solo galleggiare, e quindi vi è un valore che è quello della stabilità, ma che non è un valore fino a se stesso. La stabilità può essere importante e può essere utile se attraverso un governo di larghe intese, che però non esistono più, si facciano delle scelte coraggiose nell'interesse dei cittadini. Purtroppo questo non avviene, perché la tassazione sta aumentando, la disoccupazione è a livello record, la povertà, gli ultimi dati del Census rivelano un dato preoccupante, oltre un terzo degli italiani purtroppo rischia di superare la soglia della povertà e quindi del limite minimo di sopravvivenza. Questa legge di stabilità non porta nessun segno di novità, se non quello, dietro cambiamenti di nome tutto sommato, di far restare la tassazione invariata, se non addirittura di incrementarla. Si tratta di pochi interventi di nessun significato, per esempio quelli sul nucleo fiscale assolutamente significati. Manca qualsiasi idea vera per il futuro di incrementare un vero cambio di rotta per l'economia, ma se non si fa ripartire l'economia non ci siamo proprio. Andare appresso a una politica suicida, quella dettata dai maggiorenti europei, è veramente assurdo. Basti pensare che nonostante l'aumento costante dell'aliquota dell'IVA, il gettito complessivo dell'imposta è grandemente diminuito, perché è chiaro che se non si vende, se non si produce, se non si attivano i servizi, l'IVA la possiamo portare al 100%, ma non si incasserà nemmeno un euro. È ora di svegliarsi, forse tale su questo sarà molto determinata, non è più il tempo di galleggiare, o si cambia rotta o si deve andare più presto possibile.